La moda del futuro? Quella presentata alla sfilata di apertura del Maker Fair. D'altronde parliamo della più grande fiera dell'innovazione al mondo, dove il sapere tecnologico si fonde all'antico mestiere dell'artigiano. Al confine tra moda e applicazioni tecnologiche nel campo della microelettronica, il marchio d'abbigliamento Cute Circuit ha colorato gli occhi degli spettatori accorsi in massa per lasciarsi sorprendere. Lavorando come stilista ho pensato che si potessero avere nuove opportunità per integrare tutto quello che era tecnologia digitale che già ci circondava anche nei nostri abiti, quindi non solo più abiti magari normali con un velcro, con una zip, ma proprio abiti interattivi e anche poi con l'uso dei social media come Twitter o Facebook o Instagram, che ci consentono proprio di esprimerci e di cambiare colore ai nostri capi e soprattutto di connetterci con le persone che amiamo anche a distanza. Di solito quando si pensa alla tecnologia si pensa alle persone che si distanziano le une dalle altre, invece abbiamo proprio cercato di creare una tecnologia che porti le persone proprio a essere di nuovo in contatto e a giocare insieme. Si tratta di smart clothes, ovvero vestiti interattivi intelligenti con trame a LED che possono essere controllate attraverso un'app per iPhone. Gli abiti da sera, le minigonne, le giacche, le borse, tu le vedi in questo software come parti del tuo guardaroba, quindi puoi connetterti ad un abito, a due abiti, a tre abiti e cambiare il colore di tutti questi abiti attraverso l'interfaccia. E un'altra cosa che puoi fare è che puoi fare addirittura apparire i tuoi tweet oppure dei messaggi segreti che i tuoi amici ti mandano, quindi volendo i tuoi amici possono cambiare il colore dei tuoi abiti a distanza per farti sapere che ti stanno pensando, per mandarti un messaggio. Gli stilisti Francesca Rosella e Ryan Gens sono il connubio di ciò che l'eleganza italiana e l'attitudine innovativa americana possono creare insieme.